Avete voglia di una torta a gelato e non vi va di uscire perché fa troppo caldo? Niente paura, con pochi ingredienti possiamo crearla in casa. Ci servono dei biscotti secchi, dello yogurt e della frutta. Io ho scelto lo yogurt ai frutti di bosco e una banana. Vado a prepararmi una bagna con del liquore. Io ho scelto il mandarancio, il nostro liquore fatto in casa. E vado ad inzuppare i biscotti appunto nella bagna e poi li dispongo nel contenitore del plum cake. Compongo un solo strato che farà appunto da base. E ora taglio la mia frutta, la banana. Comunque voi sbizzarritevi, perché poi durante la stagione estiva ci sono vari frutti con cui giocare e gustare poi. Vado a frullarla e aggiungo solamente un pochino di latte. Voi se volete mettete la panna, mettete la ricotta, scegliete voi insomma quello che più volete, il latte condensato. Io per questa volta ho fatto una cosa semplicissima. Preparo i miei yogurt all'interno del contenitore. Dove poi andrò ad aggiungere la frutta appunto frullata. Mescoliamo il tutto. Se volete potete anche aggiungere dello zucchero, io in questo caso non l'ho messo. E ora vado a mettere il mio composto sulla base di biscotti. Io ho scelto i biscotti secchi, voi se volete usate, non so, i wafers, ecco, i pavesini. Fino all'ultima goccia il nostro miscuglio. E adesso lo decoriamo con alcuni mirtilli rossi. E poi con della granella di pistacchio. Andiamo a mettere in freezer, nel nostro freezer congelatore, per 2-3 ore circa. E poi quando lo togliamo lo facciamo stare una mezz'oretta in frigo. Ed eccolo qua, è pronto il nostro plum cake gelato, quasi una torta gelato, come volete chiamarla. Lo vado a decorare con uno sciroppo di amarena. Ma quanto siamo ghiottoni! Comunque è un dolce light, perché avete visto, tutto a base di frutta, niente che può così farvi ingrassare più di tanto. E ce lo andiamo a gustare insieme. Mi raccomando, però, prima lasciate un like, iscrivetevi al nostro canale, sfogliate tutte le nostre playlist, lì sicuramente troverete ciò che più vi interesserà. E seguiteci anche sui nostri social, che sono Facebook, Twitter, Instagram e quant'altro, insomma. Su in alto troverete tutte le schede che vi porteranno appunto ai vari social. Un bacio e alla prossima!